Questo gioco contiene immagini disturbanti e scene di violenza implicita, sono presenti riferimenti ad autolesionismo, abuso, razzismo e omofobia. Ulteriori informazioni sui contenuti sensibili sono disponibili, vabbè, noi che non le guarderemo, però appunto è un gioco che ti mostra cose brutte, quindi mi raccomando se siete delicati, in questo caso NordVPN non vi può proteggere dai contenuti, né media, io invento le pronunce. Grazie, siete tantissimi, siete meravigliosi. E vediamo un po'. Io vi chiedo già scusa in anticipo perché giocherò malissimo. 41% indizi. Veramente? Sasso, ferro, forbice e carta. Tra l'altro mi sono riascoltata la canzone, quella che si vede all'inizio. Che si vede, vabbè, è una canzone, quindi si sente. All'inizio molto molto bellina, mi piace molto, molto musicale. Che appunto, come dicevamo, dicevate anche voi, alla fine è Memento Mori, però in italiano. Veramente bella, veramente bella. Tra l'altro l'ho anche... Faltiel, grazie mille, grazie, benvenuto, benvenuta, col tuo bel tier 1, grazie di cuore. L'ho anche suggerito a Sabaku il gioco, che mi ha detto sì, come mille altre cose, se non che appunto la vita è una sola e le ore della giornata sono quelle, però gliel'ho proposto comunque. Ora, continuo a dire, mi piace un sacco la scelta estetica, da quel non so che di, non lo so, di disturbante, crea tantissima l'atmosfera. Io credo che questo gioco sia in realtà molto più semplice di quello che sembra, perché una volta che hai capito come funziona e sai dove andare, per quanto ovviamente c'è il villaggio cambia di volta in volta, però capito, i posti sono comunque quelli, le cose sono comunque là. In realtà è molto più semplice, però scoprirlo piano piano, senza guida, è molto figo. Questo è un gioco che la guida l'ammazza. O meglio, è un gioco che viene ammazzato da una guida, secondo me. Qui fa tanto anche proprio esplorare piano piano, perderci tempo, farsi inseguire come un deficiente, eccetera, eccetera. Ora, io non mi ricordo un cacchio, quindi datemi un secondo perché devo... Ecco, già vedete la confusione. Devo un attimo rientrare. Tipo... Per esempio, noi questi oggetti non li abbiamo più. Perché sono in grigio, non li abbiamo scoperti. Sappiamo dove si trovano. Infatti, vedete, la cosa figa è che una volta che li hai trovati, ti dice dove sono, quindi li puoi recuperare. Però non ce li abbiamo più. Perché stavo pensando che questa spatola per stucco poteva servirmi, ci ho pensato adesso, per questo, il muro strano della stanza di Anita. Però mi turbo fotto perché non ce l'ho più. Quando lo porterà Sabaku sarà il retro gaming. Esatto. Però per dire, per quanto non avrebbe avuto la stessa resa, questo gioco sarebbe potuto uscire, secondo me, tempo fa, per come è strutturato, secondo me. Chiaramente con diverse limitazioni, una grafica comunque diversa, però è un tipo di gioco, secondo me, che non invecchia. Ecco, questo tipo di gioco, secondo me, è congelato nel tempo. Fa molto l'atmosfera e la struttura del gameplay, ma poco altro, ecco. Chiaramente più vai avanti con le generazioni meglio è, però può funzionare sempre, ecco, se te lo giochi fra 10 anni non dirai, però che brutta grafica, capito? Secondo me può funzionare comunque. Ora, noi abbiamo un botto di roba da fare. Dove Bruno Bissani conduceva i suoi studi? Al castello. Bruno raccomandava sempre di passare al sentiero intorno al villaggio. Perché noi adesso chi stiamo controllando? Chi siamo? Cosa facciamo? Dove ci troviamo?
Come faccio a vedere chi sono? Siamo Sergio, giusto? Ok. Giusto, siamo Sergio, avevamo fatto il flashback suo la volta scorsa e poi ci eravamo fermati. Lui ha il potere speciale di usare il telefono satellitare e quindi poter chiamare anche senza cabina telefonica. Sì, il ragazzo che era andato via. E siamo anche degli appassionati di morfina. In forma liquida da bere mezza vuota, va bene. Ci hanno svegliato la volta scorsa, per cui in teoria con lui dovremmo andare al castello per trovare il libro rituali. Però comunque continuo a pensare che la prima cosa da fare in ogni caso è, anzi, mi piglia Anita, che è quella che si sa orientare, e mi vado a ripigliare tutto ciò che è nostro. Ovvero tutti gli attrezzi che mi sono persa come una deficiente. Che dite? Sente freddo? Dove la trova Anita? Occhio a qualunque co cosa sia quella cosa. Posso riprendermi Anita? Sì. Allora, scambio, scambio, però senti, io ti voglio bene, però voglio quello che fa le foto, eh? Non ti offendere, ma voglio qua. Seguimi. Andiamo, andiamo. Andiamo. L'Anita mobile. No, però seriamente. Ora, io non mi ricordo i tasti, però vi chiedo scusa, quindi mi devo un attimo guardare i comandi, perché sennò faccio solo bordello. La interagisce e corre, fino a come lo ricordavo, leggi i pensieri, guardati intorno, accende un fiammifero, ok, ce la posso fare. Ce la posso fare. Tu sei con me, giusto? Ok. Luke 900.000. Ok. Che poi, appunto, allora lei accendeva il fiammifero, ma se io volessi, come si faceva il potere segreto incredibile? Lei non aveva il superpotere, quello. Lei aveva il superpotere, quello per orientarsi sempre e comunque, perunque. Vabbè, una cosa per volta. Allora. Facciamo piano piano, eh. Ferramenta. Va bene? Che teoricamente, sì, è a due passi. Paul, tu sai dov'è? Mi stai accompagnando tu? Stai facendo il galantuomo? Bravo, bravo, Paul. Vai, vai. Sì, aspetta però. Non sembra aver voglia di parlare. Dovrei bussare? Lasciatemi stare, via da casa mia. Ho capito, però neanche il tempo. Sono andata in. Sì, ci sono andata addosso. Ci sono andata addosso. È in pericolo, ma quindi la posso salvare. Mannaggia, però. Cioè, però. Che sfiga. Che sfiga incredibile, oh.
pozzo dei desideri. Più moneta gettata, più forte sarà la memoria. No, no, che mi botto un cazzo io, sei impazzito. E come... Che è sta cosa? Trovo un saldatore. E che ci vuole? Questi cortocircuiti sono tutti a lavori elettrici sotto al castello. Avevamo... Era aperto. Sento così stronza, vi giuro. Mi sono persa Anita così. Non ci voleva, veramente. Gettoni telefono. Porca miseria. E io come la trovo, Anita? E Antonio, ti amo. È finita. Siamo... Per morfina al mostro. No, ma tra l'altro la sfiga, perché se avessi avuto... Ah, la festa di tradizione, non muoiono mai, non importa quanto superate, va, perché lui è cresciuto qua. Cioè, se avessi avuto il controllo dell'altro personaggio, probabilmente sarei riuscita a scappare scattando la foto, capito? E invece Suco. E invece Suco forte. Mannaggia. E vabbè, non è inutile rosicare, è andata così. Ah! Libera Anita all'altare? Ah, ce l'avevo? Ce li ho gli attrezzi? Quindi stavo perdendo tempo, ce li avevo gli attrezzi. Ho gli attrezzi? Oh no, 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 no. Anita, vieni con me. Mi mancano quelli con l'icona nera, ma ero convinta di non averli. Vabbè, è meglio. Quindi, senti. I personaggi catturati perdono il 10% di energia dopo essere stati salvati. Va bene. Scegli casa di Claudia. Non c'è il ferramenta. Ferramenta. Ok, andiamo a ferramenta. Andiamo al ferramenta perché c'era il tipo. Stavo facendo lì il mio discorso con Gabriele, lì come si chiamava. Mamma mia, quanto OP sto potere comunque. Per me è OP da morire. Andiamo. Sperando che non ci becca la creatura. Che culissimo. Perché quindi non puoi liberare ba. Ah, allora, ferramenta, perfetto. Ok, devo starmene zitta e nascosta qui. Ah sì? Per farlo uscire? Posso, dove mi posso nascondere? Tipo qua? Ok, aspetta, allora. Che paura! Che paura! Che paura!
Ma quindi? Aspetta, non andare. Eccolo. No, 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 io mi rinfilo. Che c'è la creatura, lascia fare. Ma se ne sta andando? Che sta facendo? Ho troppa ansia, non voglio uscire perché ci finisco in bocca. Ok, a posto. Ha lasciato la porta aperta, la mia occasione per indagare. Ok. Siamo. Rico, fra. Questo è l'ennesimo caso in cui continuiamo a violare le leggi. Scopri come convincere Claudia. Niente qui. Cosa molto rispettosa quella che stiamo facendo. Gesù Cristo! Stato? Sì, vabbè, ma vogliono farmi morire, eh? Normale? Ma ti pare una cosa normale? La camera di Gabriele, ma ha un certo senso di disagio. Oggetti di Mara. C'è una cosa sotto il letto. Diario di Mara. 16 anni, ho sognato ancora l'ammutatore. Mi sale sul petto e mi ruba la bambola. Che sia questo il mostro menzionato a Mara nel suo diario. Il diario è della zia di Claudia, Mara, ragazzina tormentata, pare. Sempre lo stesso incubo, ancora e ancora, e ancora, stesso mostro, terribile. Per Claudia sarà duro a vederlo, ma deve farlo, forse può essere d'aiuto. Aiuto. Ma se... perché si illumina? Sì, Claudia, mi ricordo, è la ragazzina che era nel bar con la sala giochi. Quella me la ricordo. C'è una cosa che è illuminata fuori, che paura. Non si può aprire. No, 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 eh. No, eh. No, eh. No, eh. Cioè, non è possibile. State... sì, diciamo che l'unica cosa che veramente mi sento un attimo di criticare al gioco è che la telecamera nei posti stretti un po' impazzisce, purtroppo. Fa degli scattini un po' così, però a parte questo, tutto veramente molto figo. Quindi, ma qua mi sa che andavo tipo alle miniere. Cioè, c'è una strana. C'è una strana struttura urbanistica di queste case che tipo le cantine portano. Ma che tipo culissimo? Ma veramente? Quindi fammi capire. Sì, esatto. Quindi ho tutto tranne il saldatore a questo punto. No, non ho ancora vista la quarta stagione di Boris. No, Lino degli allori, non so di quale notizia parli, ma non credo. Se parli del sito nuovo, penso che parli di Final Round. Non credo, sinceramente. A parte non mi è stato proposto, ma in generale non credo. Quindi.
A questo punto devo andare bar. Sì, bar, vai. Mamma mia, quanto sei OP. Anita, quanto sei OP. Incinta e indistruttibile. Non devi restare qui, via. Scusami. Mi dà le chiavi della... Le cazzo di chiavi della tua cantina, per favore. Candorx, grazie. E questo è il bar. Mi sa che è questo. Ok. Sì, di qua, perfetto. Mamma mia. Mamma mia. Eccoci, il bar, la principessa. Perfetto. Si sarà nascosta da qualche parte qui intorno, forse nel retro. È pure difficile trovarla. Qua, questa è la Mutadore. Sì, me lo ricordavo il nome. Non so se sentite i suoni spaventosi che fa Ugo russando. Io non voglio petardi, io voglio... Voglio i fiammiferi. Tipo... Vabbè, ne ho un sacco, eh. Però... Sarà in bagno? E che palle! Che faccio? Parla, parla, parla. Parla, parla. Parlale. Perché non le posso parlare? Perché non mi fa parlare? Che devo fare? Ah, che paura! Ma che cazzo hai in faccia? Mi vuoi ascoltare per un secondo? Questo è il diario di tua zia, giusto? Poi no! Era nascosto in camera di tuo padre. Sei stata a casa nostra, sei pazza! Quanto è successo a lei è collegato a quel che sta succedendo stanotte. Che cazzo di situazione? Cosa vuoi da me? Solo che ci aiuti a capire cosa sta accadendo, ok? Ok, sì, credo, ma ridammi quel diario. Ok, quindi adesso controllo lei. Credo Mirai, figlia del proprietario dello storico bar locale di Gravoi, è nata e cresciuta nel villaggio. Quando lei aveva solo 7 anni, l'amata zia di Claudia si suicidò senza apparente motivo. Una tragedia che fece allontanare definitivamente Claudia dalla comunità locale e dalle sue eccentriche tradizioni. La sera del 21 dicembre, contro il suo volere, il padre di Claudia la porta con sé alla messa in maschera di Santa Lucia, il rituale più antico di Gravoi. Tempo un secondo, abbiamo già sbloccato un altro personaggio. Entra su nel matroneo e indossa la tua maschera. Cosa? Perché voglio solo andarmene? Che palle sta cosa. E per il tuo bene, mettile e basta. Sei l'ultima persona che ascolterei per il mio bene. Ti prego, Claudia, ti prego. Maschera rituale. Maschera senza occhi. Usata durante le celebrazioni. L2 per indossare la maschera di Claudia. Che va bene, Madonna, non vedo niente a questa stupida cosa. Posso levarla? Come si leva? Non si leva più. Ragazzi, non si leva. Non la so togliere. È finita. Prendo tutti i tasti, non me la fa levare. Niente, non si può togliere più. È finita. Non so, non la posso levare. Ti prego.
Sì, andrebbe indossata per evitare di guardare Santa Lucia, sì, come no. Fichissimo. Oh, sopra L2, L1, R1, R2, X, quadrato, triangolo, cerchio, R3, L3. Niente, è andata. È andata. Non resteremo così per sempre, mi dispiace. Non si leva più. Serve per avere il fiatone. Aiuto. Che Cristo. Forse devo tenerla per forza qui. Forse è obbligatoria. Ce l'hanno tutti. Sì, però non vedo niente. Sbatto contro i muri. Fuggi dalla chiesa. Ma levatela, non vedo cazzo! Ti prego! È tutto sfocato! Ma questi che fanno conversazione con la maschera? Mi butto di sotto! Cazzo! Mi sto spaventando! Non... Grazie! Ok, era obbligatorio. Perfetto. Basta scendere da qui e sarò fuori. È per il Covid. Se non lo vedi non ti contagia. Non posso. No. Io in sto momento vorrei solo andare al bar a giocare ai videogiochi. Quindi Gabriele è tipo. È lo zio, tipo. Sì, penso sia una difesa contro il mostro. Perché fa lo stesso effetto di quando ti nascondi, quindi forse non ti vede se ce l'hai. Capito? Tu non lo vedi, lui non vede lui. E lui, vabbè, che cazzo ho detto? Tu non vedi lui non vede te. Cosa cazzo ho detto? Tutto questo, Ugo, mi distrae da morire. Voi pensate che io sto dicendo cagate? Ma quindi? Ah! Forse riesco a infilarmi sta recinzione. Quindi sei uno scarafaggino! Ti sei bloccata? Sei bloccata, ragazzi. Ragazzi, si è bloccata, non si muove più! Ok, si era bloccata. Si era bloccata. Ah, ma è stato velocissimo! Cerca negli archivi della scuola. Un omaggio ai Mammutons? Quella maschera e vestiti di pelli di pecora per onorare gli animali. Sì, ma ne, cioè, esistono comunque, dico, non la maschera, ma anche l'aspetto generale della creatura. Si rifà degli abiti, diciamo, tradizionali, di certi rituali, tipicamente rurali, appunto. Qui non mi cioè non mi colpisce particolarmente perché non mi so dire esattamente, però l'ho già vista comunque da qualche parte, magari non uguale uguale, però. Quindi, ora, torniamo un attimo in noi. Abbiamo, cioè, ridendo e scherzando, qui c'è un bordello, abbiamo fatto un casino. Quindi... Figlia di Gab. Ah, figlia! Cavolo, che figlia! Quindi no, non è lo zio, è il padre proprio. Chiaramente la tipa più in gamba di questo villaggio dimenticato da Dio. Appena uscita dalle superiori. Mara è morta. Oggetti di Mara. Albero secolare. Tra l'altro, voi sapete che io, anche volendo, non ritroverei mai il punto in cui il mostro ci ha attaccato. Che l'ho trovato per totale puro culo. Totale puro culo. Cioè io non. Se mi afferra un altro personaggio. Io non lo trovo. Non lo posso trovare. È stato assolutamente un caso. La fatemi togliere un po' di robine colorate. Scuola di Gravoi. Scopri di più sul passato di Mara. Quindi devo andare a scuola. Ma
La diga. Piazza. Allestita per qualche tipo di sacrificio rituale. Quindi sarà la piazza dove ti attacca l'amico. Chiave della diga. Penso di averla rubata per scherzo una volta. Ma chi si ricorda più? Che invece io. Dobbiamo trovare, scoprire il destino di Eliana, tra l'altro, che è la sorella di Tecla. Vabbè, penso che ho ripulito tutto quanto. Mi manca soltanto il saldatore, che non avrei idea di dove poter trovare. Vabbè, dobbiamo andare a scuola. Senti, andiamo insieme. È proprio una maschera sarda. Eh sì, ma io ho detto che l'ho già vista, infatti. Non so come si pronunci, non conosco il sardo. Potrebbe pronunciarsi in qualunque maniera. Allora. Però a scuola non ci sono mai andata, quindi non posso trovarla. Santa Lucia Martire. Ma quindi lei passerebbe di qua, in teoria. No, ma io non posso perdere Anita. Anita è troppo preziosa. Se andassimo all'albero, se andassimo a casa, quante cose potremmo fare. Peccato che io non mi so orientare. Molto male comunque che non c'è l'indi... Sì, veramente? Però così parte l'allarme. Allora, qua non posso entrare. Come si fa? Questa è la scuola. Dobbiamo fare il giro? Deve per forza andarci lei? Passando dal retro? Mi sa di sì. Ah, ma queste sono teste di animali. Ah, ma che cosa carina. Avevo proprio bisogno di vederla questa cosa. Mi sa di sì. A meno che... No. Mi sa che qua tocca... Per forza... Fare questo lavoro. Mannaggia. Mi sa che devo fare così. Per forza. No? Come cacchio entra a scuola? Che paura, Anita, mannaggia a te però! Oh. E se ne va. Resquitta. Resquittato. Ci siamo persi Anita. Disgraziata. Ih! Vabbè, però infarti! Ma non dovevo fare qualcosa al municipio, scusatemi. No, sì. Sì. O forse no. No, no, che zucchero.
Ok, non so come entrare a scuola, quindi mi serve per forza il saldatore. Mi sa che mi serve per forza il saldatore per entrare a scuola. Uffa. Cioè, di tutte le cose che ho, veramente l'unica che mi manca. Senti, allora io controllo lei perché... Che almeno mi riesco a orientare. Senti, signore Le Pietre, decidi tu dove andare. Casa di Claudia, la villa farmaceutica. Casa di Tecla, andiamo, senti, andiamo a casa di Tecla, va. Andiamo a casa di Tecla un secondo, che almeno tolgo la roba dallo stucco lì, la parete, magari dietro c'è un saldatore. Eh sì, qua per aprire serve per forza il saldatore. Oh, comunque è tipo quanto la quarta volta che passo di qui. Dio, che paura che mi ha fatto la Madonna! Cacata sotto. Di te, ho visto la madre ormai dopo Madison, ragazzi. Vedo le Madonne e non capisco più niente. Posso entrare nel cassonetto? Veramente posso entrare nel cassonetto? Ma io rido troppo. Ah no, casa di Tecla! Devo andare a casa di Tecla proprio, devo andare... Andare alla sua mamma, devo andare. C'è un vecchio poster dietro a questo. E quindi? Non posso fare niente? Non posso scrostare? Non mi fa scrostare? Magari con la spatolina, no? Io devo... Non mi so orientare, lo so. Sarà frustrante da morire vedere questa live. Vi chiedo scusa. Entrata del castello, la chiesa, casa di Claudia, la diga, ferramenta, la villa, la villa. No, non è la villa. Come faccio a tornare a casa? Voglio solo tornare a casa. Please. Chiesa. Non è vicino. Forse villa? Andiamo in chiesa. Era vicino la chiesa. Sì, brava. Ce la posso fare? Ah, è la villa? Ok, è la villa. Va a posto. Mi ricordavo che era la villa, infatti. Però magari ho paura di dire una cagata. Forza Cagliari. Poi in realtà il paesino, appunto, è molto piccolo. Questa è la chiesa, però. Giusto? Questa è la chiesa. Ce la posso fare, eh? Di qua, di là, ok, questa qui. Voi non avete idea di quanto mi stia distraendo Ugo russando. Ma questo sanguzzo? Sanguzzo Beddu? È il nostro? Sì, però che paura. Che paura, troppo buio qua. Sapevo c'era qua. Va bene. Deve essere per questo che Tecla non voleva che andassi alla messa. Secondo lei? Lei sa più di. Secondo me lei sa più di quanto vuole dire. Il telefono squilla. Oh! Allora, il telefono squilla. Vai. Pronto?
Hai sentito quel grido? L'ho sentito. Cosa sta succedendo, Tecla? Non devi mai guardarla dopo la mezzanotte, è troppo pericoloso. Se si avvicina, copriti gli occhi. Adesso non possiamo nemmeno guardarla. È lì per coprirti gli occhi. Ma... E se non la guardo, che succede? Cioè, nel senso... Se mi sta per prendere, mi prende, no? No, però ragazzi, scusatemi, non allora non ce l'ho la spatola. Non è vero che ho la spatola, il gioco mi prende per il culo. Come faccio a capire quello che ho e quello che non ho? Non ce l'ho. È palese che va usata qua. È palesissimo che va usato qua. Fatto una strada inutile. Ero convintissima di averla. Allora, perché io mi ricordavo, ero morta, per cui ovviamente ero convinta di aver perso la roba, no? Solo che contemporaneamente, se guardo l'inventario, me le fa apparire come se le avessi. Ma non ce le ho. Castello Bissani. Non mi voglio coprire gli occhi. Oh merda. Quanto molesta la creatura, però. Madonna, che paura, però. No, ma tu non mi puoi fare camminare qui in mezzo. Ma voi siete matti. Voi siete completamente matti. Quella creatura, che cazzo di situazione assurda. Non dirlo a me. Se la guardi, forse basta scappare, mentre se la guardi succede come all'inizio. Soldini. Io ho trovato dei soldini, però... Ah, là là là, che mi devo rompere le gambe. Sono pure incinta, lasciamo stare. Io che mi muovo a caso sono una disperata. Claudia ha detto di aver trovato qui sua zia dopo il suicidio. Ah, ce l'ho! Ok, ce l'avevo. Targa Comaradia, ricorda il villaggio e il suicidio di Mala nell'80. Penso ci sia qualcosa sotto allo stucco. Sì, ci stai arrivando un po' dopo, Trova gli inviti a nozze di Mara. Ora devo andare a togliere la roba di Craxi. Ho capito. No, no, che cazzo che la suono la campana. Col cazzo che la suono la campana. Sono proprio niente. Lo so io che succede se suono la campana. Gli inviti a nozze che saranno sotto. Porca puttana. I miei incredibili poteri cosmici non era tipo casa di Tecla più o meno. Oh Gesù Cristo, che paura! Madonna Gabriele, mortacci tua! Porca puttana! Ok,
o chi per te. Cosa ci fanno in giro a quest'ora? Sto giocando malissimo, vero? Sì, casa di Tecla. Mi pare che era più o meno qua il robo. Il cartellone, però potrei sbagliarmi. Sinceramente non l'ho memorizzato. Di qua. Pasta riso. Sì, che poi c'era pure la panineria bruciata lì, la panetteria. Questa cosa che è rimasta un po' in sospeso pure, non so se vi ricordate prima che ci accoppassero. Ecco, ecco, qua, olè. Va bene. Ah, quindi, ok, quindi non posso saltare i passaggi, d'accordo. Gli oggetti ce li ho veramente. Solo che per qualche motivo non mi fa scrostare il muro. Vabbè, posso anche capire che non è alcun motivo di scrostare quel muro così. Però, quindi io l'attrezzo l'avevo, ma non potevo utilizzarlo finché non era arrivata al. Meno male, vabbè. Aspetta, aspetta. Che grazie a Dio non sono sola. Vabbè. Un invito pubblico al matrimonio di Mara Mirai. La festa era a casa di suo marito, vicino alla farmacia. 21 dicembre 1980. È stato quando, sempre durante la festa, indaga in casa del marito di Mara. Intendi proprio che devo andare. Scusami. Lui avrebbe potuto sapere cosa è successo. Casa del cacciatore con animali impaiati, abbandonata e vandalizzata. Tecla? Non è che mi puoi dire dov'è la casa del cacciatore, perché io non lo so dov'è la casa del cacciatore. Come la trovo la casa del cacciatore? Io accendo i fuochini perché sono disperata, ragazzi. Almeno illumino un pochino perché. Come mica la trovo la casa del cacciatore? No, che paura. Per carità. Qualcuno mi può aiutare? Nel senso. In casa il marito di Mara. Quindi è una porta sbarrata. Vita è vicino alla farmacia. Porca puttana. Sì. Molto buio però. Ora che c'è sto sangue per terra mi cacco sotto ancora di più. Senti, io mi accendo i fuochini. Tra l'altro dovrei fare la foto a questa cosa. Olè, vista, vista, vista. Perfetto. Cioè, qua, insomma, nel senso, adesso la devo cercare. Sta suonando un telefono?
Poi non così bravo ragazzo, anche Sergio. Ma ti sembra il momento di pensare a ste cose? Eccoci, la farmacia. Forse quella? Forse questa qua? Mamma mia. Mamma mia. Il cacciatore era marito di Mara. Fu sempre esplicito sulla sua morte. Il paese non lo lasciò più in pace finché non dovette andarsene. Infame. Infame. Assassino. Souvenir da svariate mete turistiche italiane. Volantini turistici di solito non servono a granché. Claudia potrebbe saperne di più, dopotutto lei è di qui. Cenir. Grazie. Grazie. Spero che vi stia offrendo un minimo di intrattenimento. Vecchio polveroso in stile nazionale sardo. Oh no. Oh no. Spe. Merda. Merda. Allora, sarà sicuramente la data del matrimonio. 1980. La zia di Claudio è morta nell'80, scommetto che è quello. Sì. Niente a fare, chissà qual è. Cosa è stato del 70? Ah, vale la pena provare. Forse non posso farlo perché devo trovare 1, 2, 3, 4. Maledizione, devo inventarmi qualcos'altro. Niente. Sbagliato di nuovo, devo trovarlo. E se fosse quest'anno, 1989, dannazione, prima o poi finirò gli anni. Ok, forse devo proprio andare da Claudia, non posso aprirlo altrimenti. Chi conosceva il proprietario può averne idea. Mi sa che non posso aprirlo altrimenti. Ha fatto più frazioni a Anita in una notte con un misero ladro. Madonna, che ansia sto balconcino però. Cioè, fatto per ammazzarsi. Così come il letto con la testa mozzata del cervo sopra, comunque. Cristo. Senti, ma Claudia non può venire qui e basta. Cioè, devo. Posso fare nulla, no? Tipo, in farmacia non c'è un telefono, non posso. Ah, mi sono inculata i soldi. Però non c'è il telefono. Forse al ferramenta c'era il telefono? Perché mi pare che col telefono posso chiamare le persone, no? Sì, no, ci sono un sacco di dialoghi simpatici comunque, è vero, ma anche soltanto i pensieri, che comunque mentre cammini riflette sulla situazione. Beh, che sono arrivata a casa, eh. Oh Cristo.
Vieni qui, ma chi? Ah, Claudia. Ok. Buono. Senti. Me la porto a sto punto. Vai alla farmacia. Andiamo. Vieni qua. Vedete, comunque nel momento. Cioè, in realtà è piccolino il villaggio, non è difficile muoversi. Il problema è chiaramente è tutto buio, c'è la creatura, non si vede una fava e hai l'ansia a mille. Poi io non ho il senso dell'orientamento. Quindi, se adesso andiamo a casa qui, tu ci sei, no? Eccola, brava, brava, vieni qua. Senti, non è che me la sai aprire qui questa cassaforte? Che dici? Vieni qua! No, non ti è sfuggito niente. Sì, allora. Sì. Forse. Niente. Forse mia nonnina. Devo chiedere a Gabriele? No, non c'entra niente. Questo devo. Figlia mia, chi conosceva, quindi conosceva il cacciatore? E chi cacchio lo conosceva il cacciatore? Ah, di Debriana sudoristici, può essere, è vero. Può essere. Sardegna, itinerari, tappe. Oh! Mi ricordo sto viaggio. Mare e suo fidanzato mi portarono con loro al mare a Carroforte. Lui aveva chiesto a Mara di sposarlo. Ci siamo divertiti un sacco. Nel 78? Oh, vai. Grande! Grazie. Mi avete aiutato. Lettera d'addio di Mara. Papà, sai il perché? Tuo figlio, le sue mani, i suoi occhi. Preferisco chiudermi per sempre. Cazzo, zia Mara, è perfino peggio di quanto pensassi. Quel pezzo di merda la deve pagare. Fa che Claudio affronti Gabriele. Che ingiustizia, la sua lettera non è mai neppure arrivata al destinatario. Zia Mara, la tua vita è distrutta, non solo la tua. Questo spiega tutto. Attenzione, siamo riusciti a fare una cosa figa. Non c'ero mai arrivata, mi spiace, zia, solo ora capisco. Ci penso io. Claudio, affronti Gabriele. Va bene. Prova ad andare a casa di Gabriele. Io ho il potere della maschera. Il marito di Mara era un cacciatore, il migliore di tutti. Quando le morì, lui non si diede pace. La gente non lo lasciò mai stare. Era tutto così sbagliato, cazzo. Dite la scuola. Qua non si può entrare. Vedete, qua mi serve. Ah! Credo ci siano lavori elettrici in corso sotto al castello. Ah! Ok. Quindi forse posso entrare. Madonna, che paura! Ma è giusto, no? È giusto! Guarda quanto è arrabbiato! So cosa hai fatto a Mara, bastardo! Io non ho fatto nulla.
Non riesce ad ammetterlo neanche ora. Non ho intenzione di dire una parola di più. E scappa. Devo mostrargli cosa ha fatto. Forse se vedesse qualcosa gli ricorda Mara. Vendica la morte di Mara. Mi stai evitando, merda, non so dove nascondere. Stronzo! Che fai? Che fai? Che fai? La morte di zia Mara mi sembra ieri. Qui lei non è Mirai, vuol dire che è morta dopo il matrimonio. Forse in paese posso trovare qualcosa sul matrimonio. Credo avessero messo la fessura in celebrarle. Sì, ma l'ho già trovate. Mi serve Gabriele. Aiuto! Aiuto! Spezzata. Che cazzo di cosa malata appenderà qui? Ma Gabriele deve vederla. Non può continuare a ignorarlo, può far finta che non sia successo. Prendere l'abito? Forse devo prendere l'abito e attaccarlo? Può essere? E poi lo spingo, tipo, e lui lo vede? Se io metto la maschera, non vedo un cazzo se metto la maschera. Metto la maschera e finita. Non lo so, mi sembra troppo semplice questa cosa che mi metto la maschera e Santa Lucia non mi afferra. Adesso d'ora in poi si chiamerà Santa Lucia, la creatura. Comunque sì, penso di dover andare in casa. Lì c'è la farmacia. Prendo. Ormai mi muovo sciallissima proprio, come se fosse casa mia. Meglio del, la conosco meglio del paese mio. Vado così. Forse posso prendere l'abito. Vediamo. L'appendo e poi non lo so. Toh. No? Niente? Mi si è impiccata sotto l'albero maledetto. Fa sì che Gabriele si assuma la responsabilità. Oggetti di Mara. Forse devo andare devo andare a casa di Gabriele a prendere gli oggetti? Non ci sono mai stata con lei. Quindi forse c'è qualcosa. Parola a trovare la casa di Gabriele, però. Sarei dovuta starmene in sala giochi. Adesso quello stronzo come lo trovo? Tra l'altro. No, lui era vicino a ferramenta. Lui era vicino a ferramenta, aspetta. Lui era tipo di fronte a ferramenta. Sì, brava. Andiamo, andiamo. Poi adesso c'è tipo un suono strano comunque. Suona un telefono.
Sto benissimo. Ok, vado nella stanza sua. Sto sboccando però. Guarda, questa è la stanza sua. Questa è la stanza sua. Vado nella stanza dello stronzo. Qua. Camera papà off limits, come se mi fregasse di cosa ci tiene. No. Ah, sì. Ok. No. No. E allora sono scema. Forse qua. Scusatemi. La collezione di insetti di Gabriele. E non ce ne frega niente. Casa di Claudia. Diario di Mara. Saggio di psicologia, non ci interessa. Scuola di Gravoi, non ci interessa. Statua della Mutadore, non ci interessa. Devo solo spingerlo all'albero. Non capisco, c'era già arrivato, però non si è triggerato niente. Sembra solo che lui sia scappato. Non mi pare che posso fare. Ah, cos'è? Collanina di pasta. Fatta per mia zia? Fatta per mia zia e una per suo fidanzato. Dai, avevo 4 anni. Però non ce l'ho con me. Non me la sto prendendo con me. Foto dei bambini. Che strano cosa vorrà dire. Incorniciata di tecla coi bambini. Che senso cosa vorrà dire? Sono abbastanza perplessa. Ok, se mi metto qua, lo stronzo arriva? In Sardegna festeggiano Santa Lucia, onestamente non lo so. No, non lo rompo il vetro. Non ho nessun motivo di rompere il vetro. Tornare all'albero. Magari mi sono persa qualcosa. No? Che c'è? Quel suono, cazzo, mi sa che è quella creatura. Onestamente non so che fare. Sì. Devo veramente andare a guardare gli inviti pure con lei? Andare a scuola a cercare la pagella di Mara. E perché? Cioè, ok, me l'avete detto voi, ma mi sembra una cosa super gratuita.
bene. Andiamo a cercare la pagella di Mara. Non so dove. Ora, io capisco che effettivamente l'obiettivo con Claudia è sempre stato innanzitutto quello di andare a scuola. Ok. Però onestamente no, non vedo collegamenti. No, che è un'altra via per il castello. Ci passi! Ci passi! Bugiarda! Bugiarda! Grande bugiarda! Vandalizzato. Trovo un'altra via per il castello. Dal bar la principessa? Devo andare al bar per trovare un'altra via? Yaranil, grazie mille. Questo è il bar, giusto? Ok. Trovato subito. E al bar? Dovrei trovare una via per il castello. Niente lì dentro. Forse da dietro. Da dietro. Da qua. Da qua troverò la via. No, qui c'è il cesso. Aspetta. Da qua. Ecco. Ecco. A posto. Qui c'è la soluzione. Qui c'è il segreto che mi farà entrare nel castello. Perché qui c'era la spatola, mi ricordo. Ok, qui avevo trovato la spatola, infatti. E qua. Zan zan zan. Zan zan zan. È giusto? Spero di sì. Però questo significa che la creatura qui non c'è. Che a meno che la creatura non abbia un gettone, non dovrebbe poter passare. Tiè! Ti è! Non vedo un cazzo. Ufficio di Bruno. Si può accendere? Antico planetario. No, toccare niente, per carità. Mi chiedo se c'entri gli eventi di questa notte. Però le suore di merda qua. Cos'è? Cobra Cola. Museo Castello. Questo si può aprire. Sto! Ha preso qualcosa dal planetario. No, era un indizio. Sarà stato un indizio, non era. Foto dei bambini. Cercai di avvisare i genitori, tagliano completamente i ponti con me. Deve essere chiuso quando il castello. Da quando il castello è un'attrazione turistica. Trova il libro di ritorno, ragazzi. Sto facendo un delirio di roba. Eh no, devo trovare la data. Devo trovare la data. Questa è una cosa di un enigma. Quindi per ora mi attacco. Aspettate. Aspettate. Brochure universitaria. Pubblicazione di una costosa università privata di Manchester. La mia alma mater, scelta e pagata da Bruno. Io non ci volevo andare. Ah, eccolo il planetario. Mostra le posizioni relative di Terra e Saturno.
calendario perpetuo fissato sul 21 dicembre 1959. Cosa significherà mai? Lettera di Umberto a Bruno. So quanto è importante che Sergio ricevesse il pacco. È stato spedito, lascialo in pace. Chiede Umberto il pacco di Bruno. Il papà di Sergio sa cosa è successo, ci scommetto. Quindi abbiamo fatto pure un'altra cosa, già che c'eravamo. Quindi 59. Si prova al contrario. No, ti prego. E se è sbagliato? Tanta. 29, 59, 89. E quando la Terra e Saturno sono nel punto più vicino, Saturnalia. Ok, cade ogni 30 anni, dei tempi del Medioevo, e allora? Non lo so. Non lo so, dimmelo tu. Vistoso cervellotico, Bruno teneva sulla sua scrivania. Il libro Rituali al castello, probabilmente nella biblioteca della torre. Quindi, ok, qui abbiamo fatto la roba di questo cortile principale dell'altra quest. Mentre qua, salendo, salendo. Ma quindi forse non serve. Forse non serve la pagella. Ma secondo me sì, magari serve tutto quanto. Oh, però ridendo e scherzando ho fatto un sacco di roba. Lascia fare, lascia fare. Ma mi sa che qua non c'è la. C'è proprio un cacchio qua. Sto facendo la cretina. Funziona. Soffro. Un aereo da caccia Bristol F2 della RAF. Va bene. Oh, Gesù Cristo! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, ti prego, no, ti prego! Dai, non c'era prima! Lasciami stare! Non c'è più. Le suore disgraziate, mi sono spaventata di nuovo. Più che altro mi è sembrato un insetto, mi ha fatto schifo per questo motivo. Mi è parso un insetto schifoso. Non era lì fino a un secondo fa. Quindi. Se sono convinte che io spreco un gettone per ogni stronzetto qua per vedere la roba in giro, si sbagliano di grosso, io ve lo dico. E qua c'è crisi. Allora, il telefono. Biblioteca. A sinistra, sotterranei giù per le scale. Allora, andiamo prima in biblioteca, poi andiamo nei sotterranei. Oh, cioè gli infarti più stupidi che ci possono essere. Quello è chiaramente il libro dei rituali, che è sta roba? Buffissima. Che faccia di cazzo che ha. Biblioteca pulitissima, tra l'altro. Libro degli antichi rituali. Durante una congiunzione astrale, una creatura emerge dalle gallerie sotterranee di Gravoi. Ah! Deve essere il libro di cui parlava Sergio. Che schifo di situazione.
Ma guarda, altre maschere. Almeno sta qui ai buchi per gli occhi. E qui c'è quella creatura schifosa che appare a volte il 21 dicembre. Credo che viva sottoterra nella miniera. Deve essere uscita dalla miniera attraverso il pozzo distrutto. Ma che cosa carina, allegra, simpatica. Divertente. Che bel posto dove vivere. Dizionario berbero. Aspetta, che vuole? Dizionario in due lingue che non conosco, francese e un'altra. Sì. Chiede Umberto il pacco di bro. Ah, dobbiamo parlare col papà? Aereo caduto. Gli abitanti volevano occultare ogni traccia, occultare ci riesce bene. Libri antichi rituali. L'ho visto, uscita dal pozzo proprio sopra la miniera. Dizionario berbero. Stranamente Bruno lo stava studiando quando partì per Manchester. Ho capito. Bene. Dove Bruno Bissani conosceva i suoi studi. Ah, dove si sono innamorati. Che carini che sono. Romeo e Giulietta. Traduzione italiana della tragedia di Shakespeare. Ah, si leggevano Romeo e Giulietta. Il vecchio Will aveva una strana idea dell'Italia, la realtà la supera. Vabbè. Mi sembra che ho fatto tutto. Ed c'è da portarci Bruno, infatti. Però forse lo posso chiamare. Forse me ne turbo fotto. Mi pare che c'era un telefono. Se lo riuscissi a fare arrivare qua, risparmierei tanto tempo. No, non è un telefono questo, scusate. Dai, questo è un telefono! Che palle! Uffa! Che fastidio! Tra l'altro quasi 2 ore di live è volato, no? Veramente a giocare a sto gioco ti intrippi tantissimo! Non lo so se è una buona idea, ma noi lo faremo lo stesso. Siamo. Info point. Ah, perfetto. Ah, perfetto, mi posso nascondere dopo che ho spaccato tutto come un animale. Ottimo. Cazzo, è l'inferno? Che cos'è questo posto? Il cortile del castello. Forse non devo farla questa cosa adesso. Devo continuare. Oh, ma siamo impazziti. Spè, spè. Spè, spè. Sempre meglio che stare a casa con papà. Aspetta un secondo. Continua a scendere. No, no, che finirlo stasera. Ogni personaggio ha una storia, assolutamente. Cosa bella. Non posso far nulla, mi metto un cazzo qua, aspetta. Metto in un angolo, faccio così, faccio finta di niente. Io continuo a pensare che la creatura semplicemente sia un tizio incazzatissimo. Perché stiamo facendo un sacco di illeciti. Stiamo vandalizzando costantemente. Che è sta cosa? No, 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 ma sei pazza. Ma sei pazza. Vedete, è un costante tentativo di. No, no, che cosa impazzita? Ma che ti butti in acqua? Di violare la legge, capito? Questo? Valvola di drenaggio per drenare l'acqua dal pozzo. Va bene? Non funziona così i fiammiferi comunque. Dico, ce l'avevi in mano, non è che l'avevi.
sui piedi. Ok, cioè ho fatto qualcosa, ma un passaggio che mi sfugge forse per adesso. Forse dall'altro lato potrò. Ho allagato la cantina di qualche vicino, esatto. Che poi qua sto finendo i fiammiferi comunque a fare la deficiente. Qualunque, letteralmente qualunque cosa è meglio di quello. Quello che è? Dici, oh merda. Sì, ma io ho paura. Ti prego, accendi qua. Ti prego, accendi la torcia. Si è matti. Sì, ma io ho paurissima. Accendi, 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 accendi. Ma dove mi sto infilando? Ma dove cazzo siamo? Voglio la Cobra Cola! Voglio i fiammiferi! Voglio i fiammiferi! No, 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 eh. A parte che vedo meglio così. No, 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 dai! No, ti prego, non adesso! No, ti prego! Me lo posso vedere, posso usare questo barbatrucco per vedere meglio. Merda, è lì, merda, è lì, merda, è lì! È lì, è lì! Cazzo! Se ne sta andando. Se ne sta andando, ok. Questo cos'è? Erika distrutta. Io mi sto infognando in posti. Mensa. Gli attetizi non sono poi così male. Oh, buono. Buono, buono. Ah, capito? Sono le miniere! Mi sono infilata dove non poteva passare nessuno. Ho capito. Capito dove sono. Ah! Niente, ci sono interruttore principale da qualche parte alla diga. Sì, perché non ho deviato l'elettricità. Ok. Per questo è tutto buio qui. Non è normale che sia così buio in teoria. Sì, però io non so più tornare indietro. Quindi hai capito, la mappa è interconnessa, capito? Io sono persa per sempre. Comunque, non tornerò mai più dove ero prima. È tipo impossibile. Finita. È completamente finita. Non c'è più speranza. Monorotaia tua mamma. Eh sì, vabbè, pure. No, no. Aspetta, cazzo. Vabbè, ma sono andata a fanculissimo qui. No. No. Sono andata a fanculissimo. Devo tornare al castello a fanculo. Nulla. Però non posso passare. Voi siete. Cioè, voi vi state divertendo perché ho paura di rompervi il cazzo, ve lo dico proprio francamente. Cioè, io sono presa, ma ho paura che tipo sia noiosissimo da vedere questa cosa. Sempre detto presidio archeologico nuragico. Vabbè, sì, nuragico e tragico.
Buonanotte Lorena, buonanotte. Quello è proprio carino, fortunato non essere cresciuto in sta fogna. Però che bastardata. Che bastardata. Ma mi state dicendo che poteva aprirlo? Fanculo, devo pagare di nuovo. Guarda la signora che cammina. Coraggiosissima. Merda. Facciamo il giro di Peppe. Sono purtroppo colpa mia. Colpa mia. Colpa mia. Meno male che il bar è segnato. In realtà hanno fatto una cazzata perché il bar è qua. GG. Veramente GG. In teoria, una volta che sappiamo la strada, ci mettiamo un secondo. Esatto, Castello Bissani, facciamo così. Corri, corri. Guarda, 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 guarda come corre. Di qua. Aspetta. Fatto è. Io non posso aprire lo shortcut dopo che ho pagato come premio, no? Ah, la stronza poteva passare senza pagare, vabbè. Però, dai, mi forzi qua tua mamma, mi apri il cancello per favore, dai. Mi sta un po' sulle scatole, non è peggio del peggio, dai. Considerato cosa sta capitando, forse dovrei darle un po' tregua. No, c'ho giorno da raccadere. Ok, quindi lei può non pagare. Perché è sottile. Sembra chiusa l'altro. Quindi. Ah, va capito. Se avessi il saldatore potrei aprire la porta dall'altro lato, perché si può fare, infatti. Solo che è letteralmente l'unica cosa che mi manca. Non ho assolutamente idea di dove si possa trovare. Quindi. Adesso, cercando di non fare la cretina. No, merda. 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 Merda, lo scarafaggio. Merda. No, no. No, dai. No, lasciami stare. Che schifo. Ok. Ora mi lasciano. Oh, beh, intanto ho trovato la strada giusta. Lascia fare. Ok. Questo? Vecchia pistola! Oh merda, una pistola. Qualcuno deve averla buttata via. RC, se non mi dicono niente. Fatto un giro del cazzo! Ho fatto un turbo giro del cazzo! Uno straturbo giro del cazzo! Potevo passare da lì! Rupert Crowley, pilota d'aerei da ricognizione RAF degli anni 20. Gli abitanti volevano occultare ogni traccia. Vecchia pistola. Ok, Rupert Crowley. Non vedo come questa informazione dovrebbe essermi utile. Però evidentemente sì. Ma vedi tu che costruzione folle che hanno fatto? Di tutto. Ma quindi mi stai dicendo che io devo consumare un altro gettone?
per trovare altre informazioni. Con l'altro cannocchiale, no. Non mi puoi volere così male. Però mi sa che tocca farlo. Erano due. A parte che non ho assolutamente idea di dove sia l'aereo. Vabbè, quindi comunque dobbiamo andare. Il fatto è che dobbiamo andare a scuola, no? Cerca negli archivi della scuola. Si parlava del castello. Si parlava del castello. Non sono pazza. Lo so. Non si parlava del castello. Il saltatore è vicino nei sotterranei. Magari riusciamo anche a prenderlo. Così almeno abbiamo tutto. E secondo me, se lo prendiamo, possiamo aprirci la strada anche per la scuola. Sto vomitando, che fastidio. Ti prego, finisci veloce. Ah! Basta! Ti prego! Abbi pietà! No, 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 via. Qua, tipo. Ma quindi devo andare veramente qui a spasso? E qui sono questi i sotterranei, no? Cioè, senza saperne leggere né scrivere. Zan zan zan! Ma salve! Ma salve! Oh, stai calma. Stai calma. Ho trovato il saldatore? Oh yes! Grande! Ah ah! Accendi tutto come se non ci fosse un domani. Ma tipo immediatamente. Bello. C'è una roba. C'è una roba là. Aspetta. Ok. Ed è una cosa buona. Ah già. Ma già che? Ma già che? Niente, ci sarà un interruttore. No, no, no. Ma che ho fatto? Io mi sono persa. Cioè, sono di nuovo nelle cazzo di miniere, eh. Comunque, per la cronaca. No, non mi puoi fare questo adesso! No, dai, non adesso! Ti prego, non ora! Lasciami stare! Questa non è una miniera, è una tomba, esatto. Se n'è andato? No, però lì c'è la luce. Lascia fare, lascia fare. Passa, passa.
No, no, no. Ma adesso abbiamo l'oggetto del potere. È fatta. Nel senso, non ho idea di perché io abbia fatto questa cosa del vapore. Non ho la più pallida idea. Però ormai è fatta, è fatta. Credo. No, io non voglio continuare qua, infatti. Me ne voglio andare qua. Andiamo via. Paura del buio. Non è paura del buio, è scarso senso dell'orientamento. Via. Di qua, giusto? Posto. Vabbè, ormai abbiamo l'oggetto del potere. Cioè, faccio lo shortcut della vita. Faccio lo shortcut della vita adesso. Apro la porta del cancello. Andiamo a scuola. Almeno andiamo a scuola. Almeno qualcosa voglio concludere. Per carità, non abbiamo girato a vuoto. Nel senso, ci abbiamo messo un sacco di tempo. D'accordo, però. Comunque siamo riusciti a fare così, eh? Cioè, non siamo stati con le manine in mano. Abbiamo persino preso il trofeo, due trofei, robe. Allora, qui c'era. Esatto. Vabbè. La precedente diga di Gravò è crollata nel 1927. No, neanche un indizio, una gioia, qualcosa. Ah sì, forse si è attivata. Sì, la diga vecchia, crollata nel 27. Va bene. Adesso devo soltanto riuscire a uscire da qui. Sperando che non mi prenda Cosetto qui, Santa Lucia. Sì, perché Santa Lucia si. È una festa molto importante della tradizione palermitana. Credo che abbiano fatto un mischione intenzionale. Credo che abbiano fatto un mischione. Sì, il mio orientamento è incredibile. Lo so, ragazzi. Non c'è bisogno che mi fate tutti questi complimenti. Apriamo la porta. Ormai abbiamo tutti gli strumenti per sabotare l'intera Gravoi. Ormai siamo pronti a devastare qualunque cosa. Dio, che paura. Quello è lo stronzo. No, merda. Oh, oh. No, no, che mi afferra. Ah, cazzo! Che paura. Ok, non mi ha preso, è scappato. Merda! Merda! L'ho capito, leva quello cazzo di. Cristo! No, 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 no! Metti la maschera! Troppo tardi. Cazzo, cazzo. No, 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 no! Mi ha visto, è finita. Mi ha visto, mi ha bloccato. Mi ha bloccato, non vedo un cazzo, non vedo un cazzo. Per colpa di quel deficiente. Per forza di. Per colpa. Vabbè, senti, vado con lui che ha la macchina fotografica. Ma porca puttana! Colpa di quel coglione che mi ha fatto correre, me la. No, non è morta, ragazzi. La posso prendere, la posso afferrare. Vaffanculo. Non so neanche a che serve fare questa cosa adesso. Che ho fatto? Dio santo, che paura! Allora.
è sto bordello? Ah! Eccola. Fatto. E vabbè, ho capito! Ma neanche il tempo! Come? Vabbè, come lo semino sto stronzo? Ok. Si è dimenticato di me. Va bene. Perfetto. Sì, la creatura, vabbè, immagino che si triggeri in automatico nel momento in cui tu liberi qualcuno, ovviamente. Questi cottocini sono tutti lavorettici sto al castello. Vabbè. Aspetta, però intanto posso fare un lavoro qua, già che ci sono. Questa è colpa di quello stronzo comunque, eh? Ah, lì c'è una monetina. Spè. Che quella è una cosa che devo fare friggere sicuro. No? No? Niente. Ci deve essere qualcuno. Che paura, Kletson. Dai, dai. Sono contenta che vi siate divertiti con lo sbeku. Io però... Ora devo trovare la scuola. Devo trovare la scuola. 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 Sì, brava. Bravissima. Andiamo. Almeno a scuola voglio entrare, dai. Olè! Perfetto. Non ci sarei mai voluta tornare in sto posto. Ho finito la scuola pochi giorni fa, che gioia essere fuori. Posso nascondermi? Spè. Così. Ne valsa la pena. Quando ti insegue butte petardi nei cestini. Però se mi ha già visto, non lo so se funziona. Sarebbe un po' stupidino. È diventato un'entità di luce. Esatto. Ok. Ormai abbiamo tutti gli strumenti. Disegno di Damiano. Una scena violenta disegnata a pastello sul muro. Damiano, sarà quel Damiano? Allora, questo disegno avrà quanto? 30 anni? Finalmente è arrivato il momento di bullizzare e vandalizzare la scuola. Fucking finally! Petardi. Pagella di Mara, i suoi voti sono scesero drasticamente nel 64. Deve essere stato un anno davvero difficile per lei. Zia Mara avrebbe dovuto fare la cresima in quel periodo. Mi spiace, non dovrei andare in chiesa. Potrebbe esserci qualche indizio. Oddio. Cerca indizi su Mara in chiesa. Andiamo in chiesa. Però prima puro vandalismo pure al piano di sopra. Devo spippolare. Spippolare.
Mi può servire? No, me servono. Libro su Santa Lucia. Un libro illustrato alla tradizione locale italiana, martire porta doni ai bambini buoni. Sì, ma non ha mai portato un cazzo. Che idiozia insegnare sta roba a scuola, sono d'accordo. Quindi, aspettate, mi sono strapersa. Come cacchio è sta? Come funziona questa proiettile per diapositive? Proiezione dei Saturnali. Opera dell'Ottocento, ritrae l'antico rituale romano. Aiuto. Madonna, così a caso. Va bene. Scusatemi, sembra che sto pippando, però. No, eh. Sì, salute. Adesso con molta calma. Aspettiamo che la creatura se ne vada al cazzo. Così non vedo niente. Comunque GG alla nostra Claudia, che comunque riesce a camminare, che poi paradossalmente al buio, così, se te la direzioni bene, vedi meglio. È bellissima questa cosa. Allora, accendo un fiammifero giusto per vedere se mi sono persa qualche cosa. Qualche stanza, intendo, tipo qua. C'è una lucina? No, è... Ok, un giocino di luce stra. Non pensavo che Grave potesse andare ancora peggio, invece sì. C'è nulla qua. Ma che serve? Posso sfondarlo? Cabina elettorale. Esce il municipio appiccicato, niente quindi. Non serve nulla. Cosa serve questo posto qua? Per farmi vedere che tutto è interconnesso, perché non... Va bene. Una curiosa struttura architettonica. Questa scuola. Molto strana. Molto strana questa scuola. Ci sono più scale che aule. Da questo posto... Vabbè. Allora, di là si esce. Qua siamo entrati. L'archivio. Ho trovato la pagella. Mi posso nascondere. Lì c'era l'aula. Che mi servono queste informazioni? Disegno di Damiano. Possibile che mio Damiano l'abbia disegnato da bambino? Cambia monete. Va bene. Pagella di Mara. Ok, scuola di Gravò e proiettore per diapositive. Che prodigio della tecnologia! Un giorno avremo addirittura un computer. Libro su Santa Lucia. Casa del cacciatore. Vabbè, devo andare in chiesa, quindi tocca... Proiezione dei Saturnali. Cioè, sto riempiendo tutto quanto, eh? Sembra una scuola fatta in Minecraft. Ha smesso? Posso rifarlo? Mannaggia. Che cazzo stai facendo? Questo continua a farmi spaventare. Senti, ma se mi segui? Seguimi. Invece di stare lì buggata. Vieni con me. No, questo non è... Ah, beh, anni... Ah, dici, anni 2020 ci sono i computer appena funzionanti, è vero, esatto. Ma sentite, ma allora mi faccio... Devio la... La corrente... Non
so se è una buona idea fare questa cosa adesso. Cristiana. Forse non mi serve in questo preciso istante. Forse. Però è ancora più buio, capito? Forse no, dai, lasciamo stare, la facciamo dopo perché altrimenti si vede ancora meno. Rimettiamo la luce. Perché non dovevo farlo. Aspetta. No, no, che cagotto. Lascia stare. No, no, no. Rimetti, rimetti. Per carità, rimetti. Vai. Sì. A posto. Già siamo messi male. No, vedete le ombre. Io vedo le ombre della gente così. E mi terrorizzo. Buonasera, Aster0, Aster0. Buonasera, buonasera. Quindi uffici comunali, devo andare. Qui mi pare che non posso. Ah, ma non ci sono fiammiferi qua. No, non vendono fiammiferi. Non vendono fiammiferi. Quanto odio sto stupido posto. Così stupido. Perfetto. Quindi. Ah, lì c'è la miniera. Signore che camminano, perfetto. Sto continuando a fare il giro sempre uguale. Sì, esatto, già che ci sono, magari sabato pure l'elettricità del paese. Mi sembra un'ottima idea. Quindi ok, il commento è sui cortocircuiti, però io così facendo sto effettivamente ripristinando la corrente. Ok, faccio quindi sempre una cosa buona. E poi loro commentano dicendo che i cortocircuiti sono dovuti ai lavori sotto, va bene. Quindi faccio pure l'elettricista. Giustamente, non è che posso solo sabotare. Ci sta. Merda. Ok, e qui c'è la chiesa. E io mi metto in un angolo facendo finta di niente. Bella, brava ed elettricista. Sì, mi pare ambientato nell'89. Mi pare sia ambientato nell'89 la storia. Beh, le scritte ci sono sempre state, eh. Ci sono sempre state le scritte in giro sui muri, non è una roba recente. Le scale sono chiuse e provviste di allarme. Perfetto. Cristo Dio! Mi ha preso lo stesso. Non pensavo mi prendesse. E vabbè. Sto giocando molto bene, eh? Molto, molto bene, lo so, lo so. Grazie, grazie. Permesso, permesso! Niente. Vado con lui che quantomeno si può salvare. E si rifà.
si fa. Ce la faremo. Ce la faremo. So che vi state divertendo molto, sono molto brava. Però mi devo tenere là. Mi devo tenere l'ultima. Guardate quante tracce di sangue, oddio. Povera Claudia. Suca, non mi avrai. Merda, merda. Merda. Questa non cammina più, è azzoppata completamente. Poverina. Lascia fare. Quindi. Meno male che hanno l'inventario in comune comunque, perché altrimenti sarebbe stata veramente una tragedia. Questa cosa ti. Non dico che ti salva la vita, però. Ti semplifica tantissimo. Altrimenti sarebbe stato veramente troppo, troppo frustrante. Quindi, sperando di non essere afferrata di nuovo, io continuo a girare a vuoto sempre allo stesso posto. Riuscirò. Mentre io qua posso passare. Posso dei problemi? I minatori dovranno subire una tale quantità di merda. Avevo bisogno di un cazzo di sindacato, ma nessuno ci è mai riuscito. Ma cambia ogni volta? Cioè, si mette a fare i suoni diversi. Non ho mica capita sta cosa. Sì, ma. Quindi adesso fa questo? Adesso fa il campanaccio? Io mi caco sotto. Io mi caco sotto tantissimo. Sì, non è giusto! Dai, no, ti prego!
dai, ma che due coglioni! Ma se non c'era! Non c'era! Ma dal nulla è arrivato! Madonna! E torniamo a prendere la ragazzina! Torniamo a prenderla! Oh, che palle! Non lo riesco a capire, ormai non capisco più! C'è, non c'è! Ormai qui c'è tutto sgrigiato di sangue! Si capisce più! Allora, dove devo andare? Seguire il sangue. Meno male che si può seguire il sangue. È la terza volta che la libero. Esatto. Sta rompendo il cazzo pure. Poi di nuovo c'è di nuovo il giretto, capito? E la libero. E poi devo scappare. Vabbè, liberiamola di nuovo! Porca puttana! Lasciami stare! Sei un rompicoglioni! Leone, cane fifone, quanto rompi le palle! Vai, molla! Neanche correre, capito? Non sono scoppiati. Oh, non si leva più dal cazzo, è incredibile. Nasconditi. Ma non sono scoppiati. Dai! Ma quindi come funziona adesso? Cioè, questa è la fase successiva. Posso uscire? Facciamo? Vabbè, niente, non ci vado con la ragazzina. Ci vado da sola. Ok, le scale le abbiamo passate. Vietato l'accesso. Quantomeno con lui, teoricamente, se prova ad aggredirmi, una volta posso scappare. In teoria. Mi pare che Nito dovesse vedersi qui, donna mia. Non sarà venuta? Non dici Anita con Damian? No! Anita! C'è un telefono in chiesa? Tutte le persone! Anita! Mara vestita di tutto punto, ma c'è qualcosa di strano in Gabriele. La bambola, che sia quella di cui parlava nel suo diario. Oh, intanto ho fatto tutto. Ma c'era. Trova le cose a. No!
Sono chiusa. Allora. Torniamo a casa. Torniamo a casa. Se la creatura ce lo permette. Se la creatura ce lo permette. E qui siamo tutti molto aggressivi stasera. Ecco, allora, questa è la casa. Sì. No, suoni brutti però dentro casa, no, giusto. Ora. Anita, ti prego, dove sei? Anita, sì. Anita! Anita! Sì. Ok. Possiamo fare. Andiamo in chiesa. Andiamo in chiesa, ti prego. La chiesa. Ok. Andiamo. Soffoca tutto. Madonna. Allora. La chiesa. La chiesa. La chiesa. Esatto. Non ci sono campanacci. Non ci sono rotture di coglioni. Forse riusciamo nel processo, no? No. Ho chiesto troppo. Chiesto troppo. So, è la strada della chiesa. Di qua. Ole. Quindi. No, non è possibile. Dai, non è possibile. Mi stai trollando tantissimo. Non puoi farmi questo. Sotto al campanile dopo la messa. Ecco, via dalle palle. Senti, ma no, tu mi prendi. No, col cazzo, che spendo tutti questi soldi. Non esiste. Ho fatto un po' di luce, basta così. Posso fottere i soldi qua? No, li ho già presi, mannaggia. Speravo fossero altri soldi. Sotto al campanile. Il campanile è un po' un concetto complesso, il campanile. Fammi capire un secondo cos'è il campanile per te. Di qua? Cazzo. Cos'è? No! Non è suonato l'allarme, giusto? Ok, no, che... Oh, merda. Ma seri? Aspetta un secondo. No, no, non scherziamo. Dove mi porta sta strada? Perché questa mi puzza di trappola incredibile. Aspetta un attimo. Allora, quella suona la campana. Eh no, io non la suono la campana. Non sono fessa. Sono, metto a suonare le campane. Niente. Ricerca di Damiano. Dettagliate descrizioni dei rituali di Gravoi. Damiano sembra ben informato sugli eventi di questa notte. Damiano mi puzza di merda. Lo sai, Anita? Lo so che voi qua scopavate, però. Sai che Damianuccio qua. Non me la conta proprio giusta, giusta, lo sai? Finiti. Se è sempre là. Sembra chiusa dall'altro lato. Ok. Sotto il campanile. No. Va bene, torno su. Questa non toccarla. No, non toccarla. Non toccarla. Per favore. Non toccare le cose così. Quindi noi siamo arrivati di qua, saliamo. Sotto il campanile, questo mi sembra sopra il campanile, però.
Damiano qua. Guardalo! Il cornutazzo! Damianazzo! Damiano, grazie a Dio sei al sicuro! Anita, che ci fai qui? Qualcuno, qualcosa sta cercando di fare. Lo so, non ti ho vista a me, ho pensato non saresti tornata. Damiano, nostro figlio è un maschietto. Avremo un maschio, ma è bellissimo, è una benedizione. Ma ora dobbiamo concentrarci. Scendi le scale, dobbiamo trovare un posto dove nasconderci. Questo mi incula. Fuggi da Gravoi con Damiano. Sì, spera che fuggo da. Bella quella torcia, Damià! Uè, guaiò! Bella la torcia! Sgraziato pezzo di merda! Guarda come mi deve inculare adesso! Sì, è bellissimo il maschietto, tua mamma! Sì, no, ma tutto era partito da quello, lo sa già, ma tipo all'ottavo mese, mi pare, lei. Portata benissimo! Ah, guardalo! Damiano? Damiano, stai vibrando un po' troppo, Damiano? Che fai? Che fai? Cornuto. Basta! Lo sapevo! Sapevo che mi inculava. Posso guardare tutti i bambini? È impossibile. Vendicati di Damiano. Io mi vendicherei anche se riuscissi a vedere qualcosa. Ah, a posto. Non mi ha visto in teoria. Va bene. E come faccio a vendicarmi? Oh, non mi dire, lo stronzo. Non sono esattamente una. Rumore forte come la campana attirano la creatura. Fa in modo che si assuma le sue responsabilità. Il suo alloggio è sotto la torre, lì che noi, ecco. Allora, penso di dover suonare la campana a questo punto. Ma lo sentivo anch'io che la stronzo suonava le campane, infatti. Famiglia di Mara ridotta alla sua cresima. Suo fratello Gabriele è sempre stato un tipo viscido. Sì, noi dobbiamo adesso, dobbiamo vendicarci di Damiano e trovare la roba di Mara a casa di Gabriele. Quindi anche a casa di Claudia. Però come mi vendico? Come mi vendico dello stronzino? Ma qui ho avuto una pensata da pro gamer. Che non mi aspettavo di riuscirci. Quindi che si fa? Come me lo inculazzo? Lo stronzo? Io ho paura che se mi vede me la suona di nuovo. Il disgraziato. Oh, buono là. Fare cose strane. Ma non posso riscendere la scala? No, è caduta. Si fa. Si fa. E le campane le devo suonare. E non credo di. Come faccio? Io non posso tornare indietro da dove. Dall'alto. Io ho paura che se riscendo lo stronzo fa di nuovo. Io da qua esco ma non risolvo niente. Fa paura e devo fare un giro. Merda. Devo fare un giro. Guarda il cornuto dov'è. Guarda, guarda. Bastardo!
cambia suono di continuo sta bestia, eh. Guardala. Però non ha suonato le campane. Dal basso. Devo entrare dal lato che adesso è chiuso dall'altra parte. A questo punto, piuttosto, per quanto vorrei, piuttosto andiamo a casa di Claudia e almeno concludiamo qualcosa. Guarda, io mi fido, vai. Il tuo potere è incredibile. Qui ormai. La casa di Claudia è di qua. Ah, c'è un passeggio stanotte comunque. Complimenti, eh. Ci riuscirò a trovare la casa di Claudia, eh. Ma perché è diventato tutto buio all'improvviso? Ce la posso fare, eh? Tutto sempre più. Eccoci. Ok, va bene. Adesso entro e trovo la roba di Mara. Claudio, non piaccio. No, 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 no. Di qua. Di qua. Faccio così e faccio così. Bambola di Mara. Va bene. La devo appendere all'albero? Forse? Forse devo appenderla all'albero. Con quel gancetto che è rimasto dell'abito. In questo modo ci sarà la vendetta. Non so come dovrei portarci. No, eh. Però no. Albero secolare. Andiamo. E dai, però. Sei molesto, eh. Sei proprio molesto. Sto provando. Mette i brividi. Non so. Ok. Posso sugare perché qua. Aspetta che non vedo. Allora, se io sto qua, suono la campana. Jim, grazie mille. Arriva la bestia. E fin qua siamo d'accordo. Però. Devo farlo forse? Claudia? Come faccio ad attirare Gabriele? Però? Questo è il problema fondamentale della situazione. Questo sangue qua? Perché c'è? Ah, era. Ok, quando. Quindi restano le tracce di sangue di tutte le volte che vieni afferrato, ok? Capito. Mi serve Claudia, per forza. No?
Se non usi Claudia, Gabriele non viene. Immaginavo. E giustamente alla fine questa dici, poi comunque è carino che puoi farti tutti i passaggi da sola, diciamo col personaggio che preferisci, però immagino che magari il finale te lo devi fare per forza col personaggio giusto, no? Altrimenti non ha senso. Sì, però puoi anche camminare più veloce di così. Allora, vediamo se riesco a fare Claudia senza farmi accoppare per la dodicimillesima volta. Almeno questa cosa, dai, almeno la quest. Almeno una quest la voglio finire, dai. Almeno questa cosa la finiamo. Che perché c'è Ugo che sta già protestando? Sento le proteste della fame. Tra l'altro, ieri sera mi ha fatto spaventare tantissimo. Vorrei riuscire ad arrivarle. Arrivare a lei, a dirle che andrà meglio. No, dai, non mi coglioni. Ugo, hai fame? Non è il momento. Non puoi aspettare un po'? Dai. Dai, fammi finire la quest di Claudia. Fammi morire, fammi ammazzare Gabriele, dai. Dai, un po' di pazienza. È l'ora dello spuntino. Sì. Ok, la villa è quella. Dai, ce la possiamo fare. Rimanete con me. Rimanete con me. Dai, finiamo questa cosa insieme. Tra l'altro anche Ugo sta protestando, quindi è arrivato il momento. Ok. Vai. Eccoci. Ora prendiamo Claudia. Sarà qua su. Quindi non posso. Che è sto bordello? Niente, qua non posso togliere lo. Sì, ma che è sto casino? Io penso che questa sia zona safe. Non può entrare la creatura qua. Per accendere la luce. Ma Claudia dov'è? È nascosta. Dov'è? Adesso non la trovo più. Aspetta, aspetta. Stai tranquillo. Qua, no? Ok. Permesso, scusi, permesso, grazie. Sì, ma può smettere questo suono, per favore? No, dicevo, Ugo ha avuto un attacco di ipoglicemia. Ha iniziato a tremare. Non è stato bene, mi ha fatto spaventare. Purtroppo, però vabbè, si è ripreso, per fortuna. È una cosa gestibile, però. Ho fatto, come dire, paurina. Sì, ma come si fa a far sparire sto campanaccio? Io non esco col campanaccio. Dai, basta, no, non farmi questo. Favore, no. Non è la creatura, è il campanaccio. Cristo! Il campanaccio non è la creatura, dicevano. Su Cristo! Culo. Dai, non puoi entrare qua. Chiudessero la porta. Fare. Non è il momento.
si fa? Non ho capito. Cos'è successo? Tutto a posto qua? Ci sono tutti? Posto? Ma che cos'è il campanaccio? Sì, ma è qua. Allora, ho capito l'atmosfera, però. Quindi, entrata del castello. Perfetto. Andiamo. Senza fare casino, senza fare. Non scherziamo, eh? Senza fare bordello. Siamo tranquilli. Andiamo, andiamo. No, eh? No, eh? Dai, ti prego, no. Fammi fare, fammi morire qua il... E che devo fare? Devo farmi seguire, forse? Devo farmi seguire da Gabriele fino a qua? Ma è difficilissimo! Cioè, devo farmi beccare da Gabriele, perché lei ha il doppio stalker, sia il mostro che il padre. Ho sempre pensato che la gente qui fosse cattiva. Come faccio a sapere chi mi sta inseguendo? Mi sta piacendo Requiem? Loghi, se stai parlando di A Plague Tale, sì. Se stai parlando di Attack on Titan, no. Dipende da di quale Requiem stiamo parlando. Vado al ferramenta. Magari c'è Gabriele. Andiamo al ferramenta. Sì. Andiamo al ferramenta, dai. Dio onnipotente, però. Così. Shortcut. Come faccio a trovare Gabriele? Gira? Lo devo beccare? Non c'è un trigger di qualche tipo? Ugo, non è il momento. Dai. Dai. Dopo. Rompere i coglioni, dai. Sono un po' confusa, onestamente. Qui un aiutino sarebbe benvenuto, più che altro per portarvi del contenuto migliore. Un contenuto migliore, perché onestamente... Cioè, Gabriele va in giro con col fiammifero, quindi si becca facilmente, solo che è da un pezzo che non lo vedo. Fugge da te perché l'ho accusato. Ah!
E quindi che si fa? Lo inseguo. È solo che il cornuto mi attira la belva, la creatura, mi sa. Niente, penso così? Cioè, ci va da solo. Dai, dai, è la strada giusta, dai. Bravo, bravo, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dai, dai, vai, vai. E adesso? Oh no, eccolo, perfetto. Eh sì, e adesso? Uno sta per sucare. Madonna, la telecamera qua. Wow, credo. Sgricciate di sangue varie. Però questo sangue mi porta dove ero io prima, giusto? Non mi fa andare in altri posti. No. Va bene. Guardate. Onestamente mi aspettavo qualcosa di un po' più epico. Devo dire la verità. Ma ne è valsa la pena. Se vai alla pira lo vedo lì. Proviamo ad andare alla pira allora. Chiaramente adesso lo liberiamo. Sì, vi piace questa giustizia semplice ma efficace. Bene, bene. Ok, allora dico, almeno una cosa siamo riusciti a farla. Una piccola gioia in un mare di lacrime. Beh, questa è colpa mia comunque. Comunque è colpa mia che ho la totale incapacità di orientamento. Sì, però le signore potrebbero anche restare a letto. Tutto questo, se Tecla mi avesse dato la cazzo di chiave, sarebbe tutto più facile. Perché avrei meno ansia. Cos'è? La pira. Adesso dobbiamo trovare la pira. Ma sta storia della creatura segreta assassina non me l'aspettavo. No, i commenti sono graziosissimi. Possiamo continuare a esplorare. Pensate che ridere se adesso mi attacca alla pira insieme a Gabriele. Che situazione simpatica. Chi è che ha spento le luci? Aspettate, qui non c'era un distributore di qualcosa, già che ci sono. Slot machine. Questo era fiammiferi, ma non c'erano anche le pellicole, vero? No. Allora, vediamo sta cazzo di pira, così almeno. Ma è finita quindi questa. Molto piccola, molto rumorosa, tipica del luogo. Suona l'attirare alla creatura, non c'è dubbio. Lo odio, brava mamma che l'ha lasciato, magari mi avesse portato con lei. Ok. Comunque, tutta bella gente, devo dire. Complimenti, bel posto. Le pellicole stavano al comune, giusto. Giusto. Io non so com'è che. Ecco. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ce la posso fare. Devo solo seguire la scia di. Eccolo. Dopo quello che ha fatto zia Mara, meriti questo e altro. Scusa. Dai, porca, non è possibile. Ma
neanche una gioia di vedere un secondo! Karma. Va bene. È andata così. Almeno abbiamo finito qualcosa. Adesso Gabriele è morto. Perfetto. Perché dite, ce ne può tenere uno solo, no? Quindi uno l'attacca, però poi l'accoppa. Perfetto. Siamo molto dispiaciuti per Gabriele. Ha la pira monoposto. Va bene, comunque il gioco è molto carino. Io lo sto giocando malissimo. Però è proprio perché è l'anti-me. Però mi intriga veramente un botto. Veramente, veramente simpatico. Considerando appunto è un gioco italiano, qualora ci fossero dubbi. Dovrebbe essere su Game Pass. Dovrebbe trovarsi su Game Pass, se non sbaglio. Però nel caso veramente, secondo me, merita comunque di essere supportato a prescindere. Per cui se avete modo magari di acquistarlo, magari se volete risparmiare, aspettate uno sconticino. Però comunque secondo me è un lavoretto carino. Ripeto, probabilmente molto più semplice di quel che sembra, però è costruito in maniera tale che nella sua semplicità ti offre comunque un'esperienza molto più lunga di quanto dovrebbe essere ipoteticamente. Poi, vabbè, se avete un minimo di senso dell'orientamento più di me, probabilmente vi risparmiate tanta sofferenza. Però, secondo me, non va giocato con le guide. Almeno la prima volta devi sbatterci la testa, devi vagare come un cornuto, come la creatura. Poi ti fai la speedrun. Speedrun te lo finisci forse in un'ora, probabilmente, se non hai troppa sfiga. Povera Claudia, comunque. Povera Claudia. Paolo starà bestemmiando per la quarta volta. Oddio. Sì, Alter Asterion, davvero, non prenderlo assolutamente come una cosa personale, ok? Come un attacco personale, però io non capisco. Perché c'è sempre questo dubbio su dove ci sono gli orari. Nel senso, assolutamente, questa cosa cambierà in futuro e farò sì di darvi la programmazione settimanale prima. Ma al di là di questo, io pubblico gli orari letteralmente su ogni social che ho, tranne TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, persino nella sezione community di YouTube. Ragazzi, si trova, eh? Cioè, seguitemi su un social, lo trovate. Non ci credo che non avete nessuno di questi social. È fatto apposta. Te lo faccio apposta. C'è un motivo per cui, appunto, ogni volta lo faccio puntualmente su tutti i social. Perché so che magari a qualcuno manca qualcosa. Per cui, no, non si scappa. Però sicuramente li devo dare in anticipo. Questo è vero. Questo è vero. Ci saranno organizzazioni migliori in futuro. Però, diciamo, per trovarli si trovano. Clezzon. Ah, ecco. Grazie Clezzon, perfetto. Va bene, comunque io vi auguro una buonanotte. Oggi abbiamo fatto quasi 8 ore di live. Io sto morendo perché non sono ancora nella fase della vita in cui faccio solo streaming. Quindi un po' too much. Pensavo di fare un'oretta di Saturnalia, però ci ha preso, dai, è figo, è figo. Quindi veramente GG per gli sviluppatori. Chissà che faranno qualche altro progetto in futuro. Questo comunque, gran bel lavoretto. Mi piace un sacco, nonostante, ripeto, sia l'anti-me. Però Damiano un po' merita di morire, eh? Deve pagarla. Buonanotte, grazie ancora a Clezzon, grazie a tutti quanti. E ci vediamo domani mattina alle 11:30 con Baldo. Mi raccomando, non mancate. Mi raccomando, eh? Buonanotte.